Buongiorno, benvenuti al TG 2000, l'edizione di mezzogiorno. Vediamo subito i nostri titoli. La cronaca, fermato dalla polizia il fidanzato di Sara, la ragazza uccisa e bruciata a Roma la notte fra sabato e domenica. Migranti, l'orrore nei ricordi di chi ce l'ha fatta, proseguono gli sbarchi sulle nostre coste e da Ventimiglia arriva una storia bella di solidarietà. Pensioni, mentre il governo studia come affrontare la flessibilità, ecco i suggerimenti su come crearne una di scorta. A Sotto il Monte i funerali del cardinal Loris Capovilla, storico segretario di Papa Montini. Allora, in apertura la cronaca con la confessione da parte di Vincenzo Paduano, l'ex fidanzato di Sara Di Pietrantonio, la studentessa di 22 anni trovata all'alba di ieri semicarbonizzata vicino alla sua automobile in fiamme in via della Magliana nella periferia di Roma. Ma ripercorriamo questa vicenda nel servizio di Silvio Vitelli. Si era lasciata da un paio di giorni col suo ragazzo. Così decide di trascorrere il sabato sera insieme ad un'amica di danza. Prende l'auto di sua madre, la stessa con la quale, terminata la serata, accompagna l'amica a casa. Alle 3:30 del mattino invia un messaggio proprio alla madre. «Sto tornando a casa», le scrive. Ma i minuti passano e Sara Di Pietrantonio, studentessa 22enne, a casa non si vede. Così la madre e lo zio escono a cercarla, finendo per essere tra i primi a rinvenirne il cadavere. Nel parcheggio di un ristorante, in zona Magliana, periferia di Roma, c'è un'auto avvolta dalle fiamme. Quando arrivano i vigili del fuoco, intorno alle 5, i passanti segnalano un altro focolaio sul versante opposto della strada. Lì giace Sara, a terra, braccia allargate, camicetta sbottonata, il corpo semicarbonizzato. Sarà l'autopsia a chiarire la causa del decesso. Tra le ipotesi, anche lo strangolamento. Non si sarebbe mai fermata di notte in una strada così isolata, hanno raccontato alcuni parenti. Se lo ha fatto, era sicuramente con qualcuno che conosceva bene. L'analisi dei tabulati telefonici sarà utile a svelare se si fosse data appuntamento con qualcuno. Questa mattina, dopo un lungo interrogatorio, è stato fermato Vincenzo Paduano, 27 anni, l'ex ragazzo di Sara. E prosegue il viaggio di migliaia di persone in fuga da guerra e disperazione per raggiungere l'Europa. Dopo una terribile settimana con decine di morti, abbiamo raccolto la testimonianza di chi ce l'ha fatta e racconta la tragedia di quel viaggio. Intanto da Ventimiglia arriva una bella notizia, una storia di solidarietà. La polizia all'alba si presenta per sgombrare un accampamento, ma i migranti non ci sono più perché ospitati in parrocchia, come ci racconta Antonio Soviero. Vediamo. All'alba le forze dell'ordine si sono presentate per sgomberare i migranti accampati sulla spiaggia alla foce del fiume Roglia. Ma lì non c'erano più e questo è quello che rimane della loro presenza. Alcuni si sono trasferiti nella notte nel salone della centralissima chiesa di San Nicola. Il parroco, Francesco Marco Aldi, ha accolto l'invito del vescovo di Ventimiglia, Antonio Suetta, che ha chiesto di aprire le chiese ai profughi. Monsignor Suetta ha anche dato disposizioni per allestire una tendopoli in un terreno di proprietà del seminario. Lì i profughi saranno accolti finché ci sarà bisogno e ai pasti ci penserà la Caritas, afferma il vescovo. Decine di uomini in assetto antisommossa dovevano eseguire l'ordinanza di sgombero emessa venerdì dal sindaco Enrico Ioculano. Una ventina di migranti che dormivano sulle strade della cittadina di confine sono stati fatti salire su un bus. Intanto nel Mediterraneo è un'ecatombe senza fine. Secondo l'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati, oltre 700 i migranti morti negli ultimi 3 naufragi nel canale di Sicilia. Una strage anche di bambini, almeno 40. 65 i corpi recuperati finora. 2 presunti scafisti, entrambi senegalesi, responsabili dell'ultimo naufragio con almeno 45 vittime, sono stati individuati e fermati dalla polizia dopo lo sbarco di ieri a Reggio Calabria. Altri arrivi di migranti sono attesi oggi, 400 a Corigliano Calabro, 320 a Pozzallo. Negli ultimi 6 giorni, oltre 13.000 disperati sono stati salvati in mare. In 600 sono sbarcati ieri a Palermo, tra loro anche una minorenne rimasta incinta dopo aver subito uno stupro. Nei racconti dei sopravvissuti, tanta disperazione. Prigionia prima della partenza in un campo a Sabrata, in Libia, senza acqua e cibo, tranne per chi poteva pagare. E abbiamo in linea al telefono con noi il vescovo di Ventimiglia Sanremo, Monsignor Antonio Suetta. Eccellenza, innanzitutto la ringrazio di essere qui con noi e poi le chiedo come nasce questa iniziativa di Ventimiglia.
Ecco, forse abbiamo... Ecco, eccellenza, eccellenza, ecco, ci sente. Innanzitutto la ringrazio di essere al telefono con noi e le chiedo subito come nasce questa iniziativa della parrocchia di Ventimiglia. Beh, l'iniziativa è stata proprio improvvisata, perché pochi istanti prima che il parroco si recasse in centro per la processione eucaristica che dovevamo tutti fare insieme, si sono presentati al cancello delle opere parrocchiali il gruppo dei migranti chiedendo ospitalità. E il parroco giustamente si è fermato lì ad accogliere queste persone, ha dato loro la possibilità di trascorrere la notte in salone, la Caritas ha provveduto ai pasti e abbiamo evitato che queste persone fossero trasportate non sappiamo dove. Questo cerchiamo di farlo non contro le istituzioni ovviamente, ma in collaborazione con le istituzioni, in modo da eliminare quelli che possono essere i disagi in città, ma nello stesso tempo soprattutto dare un'accoglienza umana a queste persone che sono fuggite senza nulla dai loro paesi. Eccellenza, adesso la diocesi come si sta organizzando per affrontare casomai altri casi come questi? Ma proprio ieri abbiamo accolto un gruppo di 20 profughi in seminario su richiesta della prefettura. E questi profughi, diciamo, sono già tra i richiedenti asilo, quindi una fase più avanzata del loro percorso. Con la Caritas, in collaborazione con la Croce Rossa, la Protezione Civile e il mondo del volontariato in genere, stiamo cercando di pensare, perché dobbiamo ancora sentire le istituzioni naturalmente, di pensare ad alcuni siti, per adesso ne abbiamo individuati almeno 3, dove organizzare delle tendopoli garantendo almeno un minimo sufficiente dal punto di vista igienico-sanitario, garantendo i pasti, garantendo assistenza e garantendo anche un po' di consulenza e di accompagnamento, anche psicologico. Faremo poi mercoledì un incontro con l'avvocato Ballerini, aperto alla cittadinanza, per discutere queste tematiche e anche per radunare un po' di volontariato. Eccellenza, noi la ringraziamo tantissimo di essere stato con noi nel nostro telegiornale, le auguriamo buon lavoro e andiamo avanti con le altre notizie a questo punto. E parliamo però sempre di profughi, perché molti di queste persone fuggono da guerra, disperazione, fuggono da territori che sono controllati dallo Stato islamico. Bene, in queste ore a Fallujah, una delle città principali che è sotto il controllo degli uomini del califfato, è in corso una battaglia per liberare questa città. Vediamo insieme il servizio di Marco Bergamaschi. E guerra continua contro il terrorismo, là dove tutto è iniziato, tra Iraq e Siria, dove è sorto il califfato, conflitto che è una delle principali cause che spingono i profughi ad abbandonare case e affetti per affrontare mare e stenti in cerca di salvezza. Stamane le forze irachene sono entrate da 3 diversi punti a Fallujah, città a circa 70 km dalla capitale Baghdad. È stata la prima città irachena a cadere nelle mani dell'ISIS nel gennaio 2014, 6 mesi prima della dichiarazione del califfato sul territorio conquistato in Iraq e Siria. All'alba, all'inizio delle operazioni, spiega l'antiterrorismo iracheno, schierato da ieri nei pressi del centro della roccaforte dell'ISIS nella provincia sunnita di Al-Anbar per poter aprire la strada ai militari. Secondo fonti locali sono state scoperte decine di tunnel scavati dai miliziani jihadisti per fuggire dalla linea del fronte. L'entrata in città è avvenuta anche sotto la copertura aerea da parte della coalizione internazionale. Il Daesh, spiega il comandante in capo delle operazioni, oppone resistenza. Solo poche centinaia di famiglie sono riuscite a lasciare Fallujah prima dell'attacco. Secondo alcune stime, in città si troverebbero ancora 50.000 civili. Il timore ora è che l'ISIS possa usarli come scudi umani. A conferma che la pace è ancora un traguardo lontano, 2 notizie: le dimissioni del capo negoziatore delle opposizioni siriane dal Supremo Consiglio per i negoziati, incaricato di rappresentare proprio le opposizioni ai colloqui indiretti mediati dall'ONU a Ginevra, mentre la Turchia propone agli Stati Uniti un'operazione congiunta, escludendo però le forze curde. La pagina politica, la settimana che porta alle elezioni amministrative, si apre da parte del governo con alcune novità in tema di lavoro e famiglia. Augusto Cantelmi.
Nella settimana che porta al voto per le amministrative, il governo è pronto a varare un nuovo piano per stimolare la ripresa. Già nel Consiglio dei Ministri di domani potrebbero esserci le prime misure studiate soprattutto dal Ministro dell'Economia Padoan. L'intenzione è quella di far ripartire gli investimenti e si pensa a piani di risparmio, i cosiddetti PIR, con l'obiettivo di far coinvolgere fondi verso le piccole e medie imprese, quelle con fatturato fino a 300 milioni attraverso canali alternativi da quelli bancari. Per attrarre capitali stranieri invece verranno rimosse le barriere che limitano l'acquisto dei nostri titoli di Stato, mentre per fare cassa si pensa a misure che rendano meno difficile acquistare immobili di Stato. Poi, sempre nell'intenzione dell'esecutivo, dovrebbero arrivare i tanto attesi interventi a sostegno delle famiglie, in particolare per quelle più bisognose. Atteso sempre per domani anche la stretta sull'utilizzo dei voucher lavorativi previsti dal Jobs Act. Ma la settimana che inizia si concentra soprattutto su temi elettorali per le comunali di domenica. Oggi Renzi vola a Torino mentre fa discutere la proposta dei 5 Stelle di nominare a Roma, in caso di vittoria, assessori a tempo determinato, mentre dal leader di Forza Italia Berlusconi arriva l'appello contro l'astensionismo. Passiamo adesso a un altro argomento di forte attualità, ovvero le pensioni, perché mentre il governo pensa a mettere seriamente mano alla legge Fornero, ipotizzando anche un piano di intervento per favorire la flessibilità in uscita, sempre più sono gli italiani che guardano al privato e pensano alla previdenza integrativa. E non sono pochi i più giovani aiutati dai versamenti dei genitori, come ci spiega Giorgio Schiavoni. Mentre il governo studia soluzioni per anticipare fino a 3 anni il pensionamento e valuta ipotesi di riscatto della laurea meno costose, gli italiani concentrano la loro attenzione sulla previdenza complementare. Una pensione di scorta, del tutto facoltativa, da costruire con pagamenti aggiuntivi ai contributi che già si versano normalmente. Ormai un lavoratore su 3 ha una qualche forma di previdenza integrativa e l'anno scorso le risorse ad essa destinate sono cresciute del 5,7%. In previsione di tempi difficili per la previdenza pubblica, ora sono anche i genitori dei giovani lavoratori a versare delle somme per aiutare in futuro i figli, usufruendo di una deduzione fiscale che arriva a 5.164 euro l'anno. Per favorire questa seconda gamba previdenziale, si pensa di innalzare ulteriormente la soglia di deducibilità e di ridurre la tassazione sui rendimenti dei fondi pensione. Gran parte della previdenza integrativa è rappresentata da fondi di categoria gestiti dagli enti professionali di appartenenza, ma anche il privato sta cominciando a fare breccia. I prodotti di banche e fondi di investimento sono sempre più tarati sulle esigenze dei giovani e prevedono la possibilità di uscire e portare a casa il capitale versato quando si vuole, senza limitazioni penali o costose commissioni. Missioni di uscita. A pochi giorni dall'agguato al presidente del Parco dei Nebrodi, Giuseppe Antoci, la Polizia di Stato ha assestato un duro colpo alla mafia dei Nebrodi e in particolare al clan di Tortorici. 23 gli ordini di custodia cautelare eseguiti questa mattina, un blitz che però non ha nulla a che vedere con l'agguato ad Antoci, ma testimonia la particolare forza della cosca di Tortorici sia nel campo delle estorsioni ai commercianti, sia in quello degli imprenditori agricoli nella zona dei Nebrodi e al traffico di stupefacenti. Questa è anche una delle cosche che controllava diverse imprese agricole che avevano ottenuto contributi comunitari e che hanno avuto revocata la concessione dei terreni con una interdittiva antimafia firmata dal prefetto dopo la firma del protocollo di intesa fra Antoci e la questura di Messina. E quella che si prospetta oggi sul fronte della spazzatura e della raccolta dei rifiuti è sicuramente una giornata difficile in tutta Italia, perché dalle prime ore del mattino è in programma uno sciopero nazionale del comparto di igiene ambientale indetto dalle organizzazioni sindacali di categoria per il rinnovo del contratto. Il rischio nelle principali città è quello di avere i cassonetti stracolmi, come testimoniano anche queste immagini. La protesta infatti cade dopo il fine settimana in cui la raccolta è normalmente ridotta del 40%. Un caso su tutti è quello del presidente dell'AMA Daniele Fortini, che ha lanciato un appello ai romani chiedendo un sacrificio: lunedì non portate nei contenitori stradali la spazzatura perché la raccolta sarà ferma a causa dello sciopero. Bene, adesso
Andiamo avanti col telegiornale, lo facciamo andando a collegarci con Sotto il Monte in provincia di Bergamo, dove questa mattina si sono celebrati i funerali di Monsignor Capovilla, storico segretario particolare di Papa Roncalli, morto all'età di 100 anni. Ma colleghiamoci con Luciano Piscaglia. Buongiorno Luciano. Buongiorno, buongiorno dalla chiesa parrocchiale di Sotto il Monte, dove da pochi minuti è terminata la cerimonia funebre per il cardinale Loris Capovilla. Una chiesa parrocchiale gremita in ogni ordine di posto, messa celebrata da 150 sacerdoti e da 10 vescovi, presenti autorità, esponenti del governo e della politica e soprattutto tante persone comuni, residenti in questo piccolo centro bergamasco in cui nacque Papa Giovanni XXIII e in cui visse gli ultimi anni della sua lunga vita il cardinale Capovilla. Vorrei andarmene in silenzio, così come sono venuto al mondo. E in queste parole lasciate scritte e lette da Monsignor Francesco Beschi, vescovo di Bergamo, durante la celebrazione c'è tutta l'umanità, la fede e l'umiltà del cardinale Capovilla, che fu segretario particolare del Santo Papa Giovanni XXIII in tempi storici per la Chiesa e per il mondo. Poi vescovo di Chieti e prelato del santuario di Loreto, Monsignor Capovilla, creato cardinale da Papa Francesco, ha legato la sua vita e la sua missione proprio a Papa Giovanni e al Concilio Vaticano II. Come ha ricordato nel suo commosso ricordo Monsignor Bruno Forte, che di Monsignor Capovilla è vescovo di Chieti, ecco, Monsignor Bruno Forte nel suo ricordo ha parlato proprio di quei momenti storici e grandi della vicinanza tra Monsignor Capovilla e Papa Giovanni. Ascoltiamo Monsignor Bruno Forti e poi la linea torna allo studio di Roma. Capovilla si aprirà con risolutezza all'universalità e alle novità che lo Spirito va suscitando nella Chiesa giovannea. La sua figura esile è ombra fedelissima del grande Papa del Concilio, da lui servito con generosità e fedeltà assolute. Gesù è il primo diacono, esempio di servizio, è il pensiero che Papa Francesco ha espresso nell'omelia della messa presieduta ieri in Piazza San Pietro nel giorno del Giubileo dei Diaconi. Per riuscire in questa missione, ha detto il Papa, è necessario un allenamento quotidiano alla disponibilità a donare la vita. Chi serve non è custode geloso del proprio tempo, non è schiavo dell'agenda, anzi rinuncia ad essere il padrone della propria giornata, è docile di cuore e disponibile al non programmato, ha detto il Papa. Il servitore è aperto alla sorpresa, alle sorprese quotidiane di Dio. E sempre ieri Francesco ha incontrato nel pomeriggio 12 youtuber, ovvero ragazzi che hanno un blog su YouTube e che hanno raggiunto una certa notorietà, rispondendo a una domanda postagli dall'unica italiana presente che chiedeva a Bergoglio come aiutare chi sta attraversando un momento di buio esistenziale. Il Papa ha risposto invitando a recuperare il linguaggio dei gesti, citando poi una famosa canzone di Mina, ha sottolineato che non servono le parole, basta un abbraccio, un bacio, stare in silenzio, niente di più. E adesso è il momento di ascoltare insieme dal vivo le parole del Papa nella messa di questa mattina a Santa Marta, nella quale il Pontefice ha ricordato che la Chiesa non ha bisogno di gabbie della legge, ma di profezie. Ascoltiamo le parole del Papa. Non interessa la profezia, è meglio che non vengano i profeti, e la speranza, ognuno la vedrà. Questo è il sistema per il quale loro legittimano, dottori della legge, teologi che sempre vanno sulla via della casistica e non permettono la libertà dello Spirito Santo. Non riconoscono il dono di Dio, il dono dello Spirito, e ingabbiano lo Spirito perché non permettono la profezia né la speranza. A questa gente Gesù, perché conosceva in se stesso la tentazione, rimprovera: voi girate mezzo mondo per avere un proselito e quando lo trovate lo fate schiavo. Questo popolo così organizzato, questa chiesa così organizzata fa schiavi. E così si capisce come reagisce Paolo quando parla della schiavitù della legge e della libertà che ti dà la grazia. Un popolo è libero, una chiesa è libera quando ha memoria, quando lascia posto ai profeti, quando non perde la speranza. Io ho memoria delle meraviglie che il Signore ha fatto nella mia vita. Ho memoria dei doni del Signore.
Io sono capace di aprire il cuore ai profeti, cioè a quello che mi dice questo non va, devi andare di là, vai avanti, rischia. Questo fanno i profeti. Io sono aperto a quello o sono timoroso e preferisco chiudermi nella gabbia della legge. E alla fine io ho speranza nelle promesse di Dio, come ha avuto il nostro padre Abramo, che uscì dalla sua terra senza sapere dove andava, soltanto perché sperava in Dio. Bene, il momento di Terza Pagina, il nostro approfondimento culturale, l'informazione con il telegiornale torna alle 18:30. Grazie di essere stati con noi e buona giornata.